Ciao e bentornati nella nostra cucina. Ah, grande chefino mio. Allora, per questa sera facciamo un piatto che più che un piatto è una tradizione tipicamente isolana. Facciamo il club sandwich. Per questa semplice ricetta, che io dico sempre semplice, ma tutti si lamentano che la faccio facile, ma in realtà sono semplici, la spiego tutto semplicemente. Mentre dico parole. Ci siamo pochi ingredienti. Pane da toast, facciamo, scusate, il club con gli ingredienti da casa, non con gli ingredienti al ristorante, con quello che abbiamo in casa. Pane da toast, normale, però cercate di prendere un pane da toast, quello che si chiama americano, che sia un po' più grande e un po' più spesso. Sì. Uova. Uova. Sottilette, vanno benissimo. Prosciutto. Abbiamo lo speck, perché i miei commensali gradiscono più lo speck, altrimenti va bene anche la pancetta. Maionese e ketchup, o se no potete comprare la salsa rosa già fatta. Se non volete comprarla già fatta, lo fate voi, mescolate della, diciamo, 80% 70% di maionese e 30% di ketchup. Dunque, dobbiamo disporre, intanto, scusate, mi ero dimenticato di aggiungere che ci serve anche insalata e pomodoro. Vi serve anche ovviamente una piastra. Se non avete la piastra, va benissimo anche la tostiera, quella normale che si fanno i toast in verticale. Tostate il pane su quelli e poi le assemblate come andiamo a vedere. Per prima cosa, per iniziare, cuociamo la padella, la tendiamo ovviamente, e cuociamo le uova. Mettiamo le uova al suo interno, ovviamente. Una bella chiarente, non dovremo avere problemi di spaccarle. Giusto, padrone di casa? Sì. Così non occorre neanche il... Chefino, mi dai un uovo? Uovo a disposizione. Grazie. Basta così. Quattro uova, perché dobbiamo fare quattro plate. Quattro uova che sarebbero anche dopo diventano fritte. Buono, chefino. Le mettiamo a cuocere. Così. Le spacchiamo il tuorlo in modo che si appiattisca. E sopra possiamo mettere o la pancetta, se ce l'abbiamo, oppure lo speck. Poi, quando sono quasi cotte la parte sotto, le selezioniamo e le giriamo sotto sopra. Nel frattempo che le uova si cuociono, il nostro chefino mangia il prosciutto. Eh sì. Abbiamo preparato una placca con della faccata antiaderente. Mettiamo giù, fate più la pagina, tre? Sì. Ok. Mettiamo, più un toast. Allora, mettiamo giù le prime tre fette di pane, e noi dobbiamo fare tre clare. Li mettiamo sopra. Le nostre sottilette che il nostro chefino nel frattempo ci aveva aperto, giusto chefino? Eh sì, che io le avevo dati, che sono qua. Ma era meglio aprirle all'ultimo, perché si attaccano un pochettino le sottilette, non importa. Le spacchiamo un po' così e le mettiamo giù lo stesso. Io credo che questa non era una maionese, invece sì. Sì. Io prendevo proprio così. E gli mettiamo sopra l'uovo. Poi noi abbiamo già altre tre fette di pane pronte. Qua. Mettiamo sopra le altre tre fette. Qual è quello col prosciutto? Eccolo qua, lo stiamo facendo, perché il nostro chefino si preoccupa che il suo sia pronto. È qua. Io mettiamo su ancora sottilette. Una sottilette. Mi aiuti a aprirle? E sopra ci mettiamo del prosciutto. Del prosciutto che io hai già mangiato. Possiamo metterlo? Ecco. Qua. È freddo. Giriamo. Adesso che siccome dobbiamo aspettare, nel frattempo abbiamo scaldato il forno, nel frattempo che aspettiamo che l'altro pane si faccia, questo lo mettiamo al caldo. Al caldo dentro il forno. Bene, adesso abbiamo le altre fette di pane pronte, mettiamo la nostra, una bella foglia di insalata, prendiamo via questa parte che è un po' più dura, bello fresco, qua. Abbiamo dell'origano, signora? Ottimo. E me, qua. Poi prendiamo il nostro coltello. E qua ne abbiamo una fiera. Una fiera. Allora, l'insalata l'abbiamo messa, giusto? Sì. È pronto. Scaldato. Scaldato. Ora manca solo le fettine di pomodoro. Non mi veniva in mente. Eccolo qua. Dai, un momento, scendiamo. Mettiamo su un paio di fette di pomodoro, così, così, bello fresco, guarda che roba, là, questo me lo mangio, un attimo che c'è fino a quasi mezzo, aggiungiamo
un po' di origano. Origano, certo. Qua. Lì, però guarda. Abbondiamo, non troppo. E mettiamo anche, se c'è, un po' di sale. Sale là. Gira. Sale qua, più a girare, perché qua è come una penna, un coso magico. Noi non lo sappiamo, non siamo comprati. Un po' di sale, così. Ah, fantastico. Mettiamo anche un po' di pepe che non ci sta mai male. La mia collega, se non ci sta mai male, si viene in funzione, quindi mi faceva presente che per la salsa rosa, oltre che il ketchup, la maionese, aggiunge un po' di tabasco e Worcester. Adesso sono pronti, però li mettiamo 2 minuti ancora in forno in modo che si assembli tutto il formaggio, si scioglie meglio. Certo. Trascorsi 5 minuti in forno, mettiamo fuori così. C'è tutto più amalgamato, l'insalata si è un po' appassita, il pomodoro si è un po' scaldato, insomma tutto si è più conglomato. Bastoncino anche per il ceppino. Mettiamo 4 stuzzicadenti nei lati, non negli angoli, così, in questa maniera. Eccolo qua. Lo prendete, lo tagliate, lo girate a questa parte, lo tagliate da quest'altra parte. A metà, ah, è fantastico. Prendete un piatto, lo serviamo e lo mettete giù, ecco, e lo serviamo, lo serviamo con la nostra salsa rosa che abbiamo preparato e ce lo mangiamo. Cosa dici, chefino? Yes. Eccolo qua, mi sembra un bel risultato. Ok, bello sto piatto, vedrai come ce lo poppiamo io e te. Ciao e ricordate, siamo ciò che mangiamo. Ciao!